E finalmente in realtà la rotatoria all'intersezione tra la strada provinciale 4 delle Murge e la strada provinciale 47, piano del Monaco Ponte in Piso, in territorio di Spinazzola. L'opera dell'importo complessivo di 420.000 euro, finanziati con risorse interamente a carico della provincia di Barletta Andrea Trani, è stata inaugurata nei giorni scorsi. Alla presenza del presidente facente funzioni Giuseppe Corrado e dei sindaci dei comuni di Spinazzola e Minervino, Michele Patruno e Maria Laura Mancini, presente anche il consigliere provinciale Benedetto Silvestri Vigilante. È una delle tante opere che abbiamo trovato sbloc... eh, bloccate in questi anni, addirittura è un progetto che è partito nel 2013 anche grazie a... all'impegno del... del consigliere provinciale Benedetto Silvestri, del sindaco di Spinazzola Carlo Scelzi, di tutti coloro i quali hanno... hanno lavorato. C'era era una giudicazione definitiva ormai di tre anni fa, per le solite lungaggini burocratiche non si riusciva ad eh, firmare il contratto e a far partire di fatto i lavori. Anche questo, abbiamo abbattuto il muro della burocrazia e a maggio abbiamo firmato il contratto. In poco più di tre mesi, oggi, abbiamo realizzato un'opera importante per il territorio di Minervino e di Spinazzola, che consentirà la messa in sicurezza di questa strada. È un primo tassello importante perché affinché si possa continuare ad avere una viabilità più tranquilla e più sicura su queste strade.